sospeso Zero e Lode su Rai 1, ecco la scelta shock della Rai. Zero e Lode sospeso dal palinsesto di Rai 1, ecco il perché di tale scelta. Colpo di scena per tutti gli spettatori del game show Zero e Lode in onda tutti i giorni su Rai 1 con Alessandro Greco. Ebbene, possiamo anticiparvi che a partire dalla giornata di lunedì 26 febbraio il game show in onda dopo il TG1 delle 13.30 non andrà in onda, risulta sospeso dal palinsesto della rete Ammiraglia e siamo sicuri che la notizia non renderà contenti tantissimi fan del programma. Ecco perché Zero e Lode non va in onda. Sì, perché la novità di questa stagione televisiva di Rai 1 ha convinto il pubblico da casa. La media di ascolti di Zero e Lode con Alessandro Greco, infatti, è molto positiva. Attualmente la trasmissione viene vista da una media di oltre 2 milioni di spettatori con picchi di oltre 2 milioni e mezzo e uno share, che supera ogni giorno la soglia del 12% contro il 16-17% registrato nella stessa fascia oraria dalle soap opera di Canale 5 in onda da 20 anni. Insomma, un esperimento decisamente riuscito, quello di proporre un nuovo avvincente quiz nella fascia oraria post-prandiale di Rai 1, dopo anni e anni in cui gli ascolti di quella fascia oraria erano decisamente sottotono. Alessandro Greco, quindi, grazie a questa trasmissione ha conquistato l'affetto del pubblico, che tuttavia dal prossimo lunedì 26 febbraio dovrà fare i conti con questo clamoroso cambio di palinsesto. La scelta della Rai su Zero e Lode, sospeso per Ballando con le Stelle. Le anticipazioni ufficiali sulla programmazione di Rai 1 rivelano che da questo lunedì pomeriggio la trasmissione Zero e Lode risulta sospesa dal palinsesto della rete Ammiraglia Rai 1. Al suo posto dal lunedì 26 febbraio e per tutta la settimana andranno in onda degli speciali della trasmissione Ballando con le Stelle condotti da Milly Carlucci, durante i quali verranno trasmessi i provini fatti in giro per tutta l'Italia con le persone comuni fino ad arrivare alla rivelazione del cast di concorrenti ufficiali di questa 13ª edizione. E così per lasciare spazio agli speciali di Ballando con le Stelle, ecco che la Rai ha scelto di sospendere la messa in onda di Zero e Lode per tutta la settimana. Una decisione, che forse poteva essere evitata, visto che Zero e Lode in questo ultimo periodo sta andando molto bene dal punto di vista degli ascolti e forse sarebbe stato meglio sacrificare per una settimana la prima parte della vita in diretta, che registra degli ascolti nettamente inferiori, circa 1.5 milioni al giorno.